Hey Cooch, ben ritornati dal vostro Andre Nicola Trusina Gemella Vengo Luce. Siamo nel 19° episodio e sì, ho allenato la squadra. Finalmente mi ci sono messo l'impegno. Dato che non riuscivo a dormire, mi detto: facciamo una cosa, giochiamo in Azume Eleven Go, alleniamo questa benedetta squadra che è molto sottolevellata. Dal livello 21 al 27. Ho fatto tutte quante le squadre possibili che potevo nell'amichevole del signor Veteran. Devo solo battere la baia di pirati al livello S. E poi ho sbloccato anche quel percorso. Inoltre ho trovato anche alcuni pass per le sfide di Maddie. E non mi ricordo se trova Maddie, ma farò anche quelle più in là. Perché se è vero che devo ancora fare gli extra di Inazuma Eleven 3 e forse ci farò un video per dire quando arriveranno, devo anche fare quelle di Inazuma Eleven Go. Ma concentriamoci su questo episodio per ora. Come sapete, il nostro avversario al primo turno del torneo nazionale sarà la Mare Lunare. Le partite della fase finale si terranno al centro sportivo Roulette, che dispone di vari campi di gioco. Oh, questa cosa della roulette è importante perché mi servirà per reclutare Rex Remington. Il campo viene scelto a caso, quindi non sapremo dove giocheremo fino al giorno della partita. Però è strano il fatto che le altre squadre siano molto più avvantaggiate di noi sul campo. E ogni campo ha una sua peculiarità. Sfortunatamente non ne conosciamo nessuna. Ma secondo l'allenatore Travis e i suoi collaboratori, la Mare Lunare è in combutta con il quinto settore e conosce tutti i dettagli. Cosa? Ma non è giusto! Poco ma sicuro. E c'è dell'altro. La Mare Lunare dispone di una tecnica speciale che non ha mai usato prima. Una tecnica segreta. Ma è solo una voce, vero? Sembra che stia diventando molto difficile trovare informazioni affidabili ora che siamo alla fase finale. Non preoccupatevi. Il quinto settore ci metterà di fronte le squadre più forti del paese per tentare di sconfiggerci. Di questo possiamo essere certi. Ma non c'è nessuno che non possiate battere. Collaborando come una vera squadra troverete sempre un modo. Sì, mister! Bene, adesso pensiamo a prepararci. Incontriamoci al campo di allenamento. Yeah! Dunque, Arion parla con Aitor. Dobbiamo anche pensare alla nostra formazione iniziale. Se inseriamo Aitor avremo delle scelte difficili da fare in difesa. Gabi, ci stai ascoltando o no? Cosa c'è che non va? Oh, niente. È solo che la nostra difesa dovrà essere perfettamente coordinata contro la Mare Lunare. Scegli con cura, d'accordo? Ho usato leggermente Aitor e rete da caccia è un'ottima mossa per rubare palla. Molto buona, devo ammettere. Mi è piaciuta. Se ripenso a com'ero, quasi non riesco a credere quanto sei cambiato. Ora gioco a calcio per divertimento. Incredibile. Probabilmente mi vedranno come una persona del tutto diversa. Ah, non ho letto l'intermezzo, vabbè. Quando c'è quella schermata... Alcuni mesi prima, centro di allenamento per imperiali di primo livello. Basta così, charcoal. Questo novellino non è niente male. Ha costretto la nostra stella a un pareggio. Mi sbalordisci. Sei la prima persona che è riuscita a starmi dietro. Si dice che da qualche parte qui vicino ci sia un altro centro di allenamento per gli imperiali più forti. Lo sapevi? Sembra che i giocatori allenati in quel centro raggiungano picchi inauditi. Inimmaginabili anche per gli imperiali di primo livello. Tu potresti avere talento per allenarti con loro. Allora che te ne pare? Tu unirai a me per entrare a far parte della squadra perfetta? Fai come credi, io me ne chiamo fuori. Ah. Beh sì, in effetti sappiamo tutti quanti perché Victor lo faceva, quindi non c'era bisogno che lui diventasse ancora più forte. Victor, che succede? O meglio, entrasse a far parte di una certa squadra. Non ti ho mai visto così pensierosa. Non è niente. Ripensavo al passato. Eserciti al campo di allenamento. Esercitiamoci allora. Eccolo qua. Allora, il nostro primo avversario sarà la Mare Lunare. Giocare stati con particolarità a sorpresa sembra divertente, ma anche un po' preoccupante. Ok, qui c'è il campo di allenamento. Inoltre, ho anche rafforzato, oltre al livello della squadra, anche gli spiriti guerrieri. E per rafforzare quello di Victor... Aitor ha qualcosa che non mi convince. Quanto ce n'è voluto? Ma chi sono io per giudicare? Continuiamo gli allenamenti, ok? Ok. Ok, Rosie. Sei pronto, Aitor?
Aitor, stai bene? È stato Gabi! Mi ha fatto lo sgambetto! Cosa? Aspetta un attimo, io non ho fatto niente! Oh, dai, Gabi! Tra pochi giorni abbiamo una partita importante! Non è il momento di giocare duro! No, per favore, non prendetevela con lui! Sto bene, devo solo fermarmi un attimo per riprendermi. Non preoccuparti, Gabi. Sto bene, davvero. Aspetta! Aitor, ma perché sei venuto alla Raymond? Sei un... Di qualsiasi cosa si tratti, dilla e basta. E va bene. Sei un imperiale? Come? Sei un imperiale mandato qui dal quinto settore per distruggere la Raymond? Perché a me sembra di sì. Ah, ecco. Beh, rispondimi. Sembra che sappia tutto. Sì, proprio così. Sono un imperiale. Come hai fatto a indovinare? Bah, non sembra tanto convinto di esserlo. Sto scherzando. Ecco. Cos'è? Non posso neanche prenderti in giro. Però se lo fosse? Perché dire una cosa del genere? Se era uno scherzo non mi ha fatto ridere. Cosa sta cercando di fare? Ho dei sospetti, ma nessuno mi crede. Non ancora. Chissà se... Chissà cosa, mister? No, niente. Stavo solo pensando a quale strategia usare contro la mare lunare. Bugiardo! Oh, ho un'idea! Perché non chiediamo al signor Sharp? In fondo il capitano ha detto che la mare lunare gioca in modo simile alla Royal Academy. Allora basterebbe allenarsi contro la Royal. E il signor Sharp è un suo amico, no? Scommetto che potrebbe darci un sacco di buoni consigli. Un'idea niente male, Arion. Ok, andiamo a parlargli. Così semplice? Eh? Cosa? Va bene. Quindi andiamo alla Royal, dobbiamo andare nella base dove è la resistenza. In ogni modo, Sharp dovrebbe stare al campo. Ovvio, no? L'allenatore dove sta? Eccolo qua. Ci aspetta, aspetta, lui sapeva che noi saremmo arrivati. Questo posto mi mette ancora un po' a disagio. Sì, anche a me. Allora, volete dei consigli per la partita contro la mare lunare? Sì, qualsiasi cosa possa esserci utile. Ok, loro sono quelli... Sono i buoni che sanno quello che sta facendo Jude. Ho un'idea. Giochiamo un amichevole, voi contro di noi. La mare lunare impiega tattiche simili alle nostre. Giocare contro di noi vi darà un'idea di cosa aspettarvi. E se dimostrate di capire le nostre tattiche... Beh, lasciamo stare, giocate e basta. Va bene, giochiamo e basta. Preparati ad affrontare la Royal. Sono pronto, un 4 con... un 5 contro 5. Ah no! A parte che sono a livello 28, non 27, ok. Però... Dobbiamo avere un livello 23-25. Se permetti ce l'ho un pochino più alto. Che sembrava una cosa a sfondo sessuale, ma non lo è. Ra. Se dimostrate di capire le nostre tattiche, beh, lasciamo stare, giochiamo e basta. Sì, l'hai già detto due volte. Impugna lo stilo. Ho cambiato anche schema. Schema, o meglio, ho cambiato la disposizione, no? Le tattiche. Non è più quella della. Non è più quella della Raymond classica, ma è un'altra. Mi sembra che sia della. Non mi ricordo chi è, vabbè, l'ho messa perché mi piaceva comunque sia come erano disposti i giocatori. Va bene, allora. Dimmi. Quindi questa è una nuova Royal Academy, senza più imperiali. Sembrano una squadra formidabile. Wan Li, Gabi mi ha chiesto di dirti una cosa da parte sua. Eh? E cioè? Vuole che ti impegni di più? Ha detto che sei troppo lento e che hai un peso dover coprire anche la tua zona. Cosa? Boom! Gabi! Se qualcosa la dire, dimmelo in faccia! Ma... Cosa? Io non ho detto niente... Un attimo... Per caso hai parlato con Aitor? Aitor non c'entra niente. Sei tu che non ti stai comportando da buon compagno di squadra. Wally, per favore, non dai retta a quello che ti dice lui! Rimaniamo uniti, io e te! Ah, vedo che la Raymond ha uno spirito di squadra invidiabile. E la partita non è ancora iniziata. Tieni duro, Gabriel. Mark ha già capito. Ma allora io partirei con uno spirito guerriero. Lancelotto! Vai, Ancillotto. Avanziamo un attimino più velocemente.
perché sennò la partita non finisce più. Anche se è solo una amichevole, dobbiamo vincere. Anche 1-0, non dico proprio di dover fare chissà quali numeri, Ok, Arion, superiamolo facilmente. Il giro di vento è anche troppo per lui. Non se lo merita. E via, furia del vento. Gol. Il portiere è forte, Arion si è allenato, ma il portiere è un altro livello. Il portiere è un altro livello, non usa tattiche speciali. Continuiamo così. Bravo, 10 e lode. Laura cum laude. L'ho detta male, però è quello il senso, dai. Ce l'ho fatta, bravo. Me ne ero quasi accorto. Non del tutto, perché non sono stato molto attento. Sai com'è. Non mi accorgo che avevi lo spirito guerriero attivato. Va bene, ragazzi, basta sti giochetti. Attiviamo anche gli altri due. Vai con Pegaso. Uro! Ok, con Ade non ho ancora nulla per difendere la porta. Per difendere la palla dagli assalti nemici. Oh mio Dio! Aitor, Aitor è tua, bravo Aitor. Ottimo. Rete la caccia è molto buona. Mi ricordo che l'avevo maxata. Toccata e fuga. Non te l'aspettavi? E invece eccomi qua. Ottimo. Tiro sonoro versione 3. Quindi, insomma, parata potente. Che cavolo. È troppo forte, ragazzi. Attiviamo anche lo spirito di Riccardo. Volevo attivare lo spirito prima di tirare, però ho detto proviamo con tiro sonoro, che insomma è a un livello abbastanza alto. E infatti si è rivelato inutile. Ottimo, ottimo, ottimo. Riccardo non sta da solo. Cioè sta da solo, non... Quindi devo avanzare con... per forza con Michael. Se... però... eccolo. Va bene, perfetto. Armonia atomica, non può pararla. Non con una semplice tecnica di parata. Dovrebbe evocare anche lui lo spirito guerriero e parare con la tecnica dello spirito guerriero. Eccolo là. Gol! Beh, insomma, è abbastanza veloce, eh? Avanti così, ragazzi. Stiamo andando molto bene. Infatti la Royal l'ho battuta 5-0 nelle amichevoli. Quindi, anche se l'ultimo gol l'ho fatto sullo scadere, però insomma l'ho fatto. Quindi mi sa che era più debole. Può essere. O più debole o di pari livello. Ed io ero molto più debole quando l'ho affrontata. Ero a livello 24, mi sembra. Proprio come livello loro. A meno che qui non è più forte, non mi ricordo, non mi ricordo. Poi avrò modo di vederlo comunque, sì, una volta che avrò finito il gioco e che andrò a fare le altre amichevoli. Perché sinceramente, avendo fatto tutto... cioè, veramente mi mancherebbe solo una squadra da battere a livello S, come ho detto. Però, per vedere il livello della squadra, devo giocarci contro, quindi potrei anche farlo, ma non c'ho voglia di vederlo. Dobbiamo mettere in pratica tutto quell'allenamento. Va bene. Vengo al secondo tempo. Sto abbastanza tranquillo con i punti tecnica, quindi... attenzione! Attenzione ora, questa è una cosa interessante. Perché? Che succede, amichetto mio bello? Dai, Aitor, grande, ruba palla. Rete la caccia deve essere per forza forte. Consuma 40 punti. Ok, avanziamo con te. Bene, oltre a questo non dovrei avere preoccupazioni. Giusto? No, giusto. Ok, la loro difesa è ancora brodo.
Squadra, avviare strategia Delta 3. Ricevuto. Aitor, questa è la mia zona di campo, torna nella tua. Forse dovresti concentrarti di più sul giocare a calcio, Gabi. Ah, mi ha superato. Quindi la difesa è davvero il nostro punto debole. Possiamo stare sicuri che la Mare Lunare proverà a sfruttarlo. Ovviamente Jude se ne è accorto subito. La nostra difesa è un colabrodo. E siamo 2-0. Fallo. Dal dove? Non è vero, ma ok, prendiamola per buona. Gabi, vai. Nebbia, cinta di nebbia. Vuela! Che succede? Ah! Ma! Con lui in porta non passa nessuno. Sì, però... Oh, bravo Aitor. Vorrei provare a fare una cosa ora. Non sono proprio nella posizione più adatta per farlo perché sta molto indietro il giocatore, ma... Dovrei riuscire a fare un tiro a catena. Se tutto va bene. Sì! Arion! Ah no, serpente sonali di Michael! Vai! Quindi è... Pesce a sonaglio? Pesci sonaglio? Serpenti volanti, non lo so! Come la chiamiamo sta tecnica? La tecnica di tiro... Pesci a sonaglio. Mi piace. Pesci a sonaglio. Non è proprio il nome più adatto per la pesce a sonaglio. Oppla. Ah, ok, vai. PSG, Paris Saint-Germain. I punti tecnica dello spirito guerriero. Paris Saint-Germain. Dovrei... Avanziamo. Voglio avanzare. E sapete perché faccio lampo di Pegaso? Non tanto perché... È una tecnica che mi piace, ma perché devo per forza superare l'avversario. Lui potrebbe anche bloccarmi con una tecnica. È successo un sacco di volte, specialmente durante le amichevoli contro la baia dei pirati. Tante volte mi hanno fermato lo spirito guerriero con una semplice tecnica offensiva, cioè per rubare palla. Vabbè, quasi finita comunque sia la partita contro la Royal, anche se è un'amichevole. È stata abbastanza divertente, non eccezionale, ma ehi. Si faceva giocare. Vedete? Con lo spirito guerriero. Ah, questa volta è andata bene. Vabbè, tanto è finita. Quello che succede, succede. È finita oramai. Era, sì, un pochino fuori dall'area di tiro, ma... Era una cosa proprio al millimetro, eh. L'ho detto, il gioco è molto preciso. E invece è concepibile come... Oh ragazzi, belli livelli, belli. Non ho fatto vedere la Grazie, squadra Giulio. Della Royal, adesso ma... Adesso riesco a capire quali sono Beno i punti male. Deboli della nostra squadra. Bene o male erano quelli i giocatori. Già, e io ho preso una decisione. Oh. Allenerò la Raymond. Ah. Cosa? Davvero? Lo faresti davvero? È fantastico! Insomma... Non è solo un favore per Ilman. Voglio davvero dare una mano. Ilman? Inoltre, vi attendono delle partite molto difficili. Che c'entra il vecchio Ilman? Perdere il comandante dopo così poco tempo dalla ripresa delle operazioni è un duro colpo per noi. Perdere il comandante... Ah, ok. Ma lo accettiamo. Dopo la partita ci è risultato chiaro che non avete carenza di difetti. L'aiuto del comandante vi è necessario. Grazie.
Sì, era un complimento in effetti. Chiamala un'abitudine, Mark, ma quando ti vedo nei guai mi sento in dovere di intervenire. Come quando eri capitano della Rainbow. No, Jude, quella volta sei intervenuto perché volevi vendicare i tuoi compagni. Te ne sono grato. Comunque, ora dobbiamo andare. Giochiamo a calcio insieme uno di questi giorni. Certo. Non riesco a credere che l'allenatore Sharp si vedrà in panchina. È meraviglioso. Sì, è anche un po' spaventoso. Bene, vorrei parlare della formazione iniziale. Andiamo alla sala riunioni. Finalmente, è ora di scoprire chi scenderà in campo. Di certo non Aitor. Al momento il tuo problema principale sono Garcia e Cazador. Dovresti tenerli d'occhio. Lo so, abbiamo bisogno di una difesa solida, ma loro due non sembrano essere molto affiatati. Vai alla sala riunioni per la formazione. In effetti sono molto... Più che altro è Aitor che rompe le palle. Non è Gabi. Spero che Aitor non scenda in campo nella prossima partita, perché se dovesse... sarebbe un duro colpo per Gabi. Però Mark, cosa hai in mente? Ragazzi, ho deciso la formazione per la partita di domani contro la Mare Lunare. Date un'occhiata allo schermo. Sì, mi fanno giocare! Mister, perché ha scelto Aitor e ha lasciato fuori me? Che succede? Ultimamente la tua tecnica è peggiorata e la coordinazione della squadra ne risente. Ma non è vero, è Aitor che sta giocando male! E per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere un imperiale. Che cosa te lo fa dire? È un bugiardo. Sta cercando di distruggere la nostra squadra dall'interno con le sue menzogne. Gabriel, prima di saltare a conclusioni affrettate, fai un passo indietro e osservalo con cura. Cosa? Perché? Penso che dovresti ascoltarli, Gabi. Sono certo che sanno cosa fanno. D'accordo. Aitor, non mi fido di te. Se ti vedrò fare qualcosa di anche vagamente sospetto, lo dirò all'allenatore. È un paese libero, fa come vuoi. Lo direi all'allenatore, ma tipo prenderla a schiaffi sul muso, no? Se non si fidano nemmeno ad uno dell'altro, questi reti non hanno possibilità di vincere. Oh, ora è chiaro! Ora è chiaro! Eccolo perché! Ho capito! Sherwind, cosa pensi di Aitor? Che cosa vuoi dire? Lascia perdere. Non rimane molto tempo prima della partita, quindi concentriamoci sugli allenamenti. Ok, sapete cosa fa Aitor? Lo sta facendo apposta, per vedere se la squadra è compatta. Sì, però... cioè, fa l'effetto contrario in questa maniera. Il giorno seguente, la fase finale del cammino imperiale prende il via. Finalmente ci siamo! Oggi affronteremo l'Accademia Militare in Mare Lunare, non vedo l'ora! Oh, ciao Aitor! Sì, ciao! È successo qualcosa tra te e Gabi? Ho l'impressione che non stiate legando molto. No, niente di che. Oh, ok, se ne sei certo. Beh, ieri c'eri anche tu. Mi ha accusato di essere un imperiale. Sì, è vero, ma è tutto un malinteso. Vi chiederete in un istante. Arion, se io fossi davvero un imperiale, cosa faresti? Penso che non farei niente. Davvero? Sei nella mia squadra, no? Non vedo perché tutti gli imperiali debbano essere i nostri nemici. In fondo anche Victor era un imperiale e adesso è il nostro amico. Cosa importa? Comunque, avrò di andare a scuola. Che tipo strano. In effetti, Arion è un po' strano. Anche Jude Sharp ci farà da allenatore. Avremo bisogno di lui per battere la Mare Lunare. Ora, se solo Gabi smettesse di dire che Aitor è un imperiale... Inizia il torneo nazionale, vai alla Raimon, ma nel prossimo episodio QG, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Questo episodio, devo ammettere, è volato via molto velocemente, ma insomma... Nel prossimo affronteremo questa Accademia Militare, accidenti! Deve essere una squadra che ha una rigida
disciplina nel campo, sul campo da calcio, oltre che nella vita. Quindi io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e anche per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Come sempre ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.